Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale di Lost Space Project. Oggi è giornata di news. News perché? News perché sappiamo che Next Dimension è uno dei manga che si è preso una pausa più lunga rispetto a tantissimi altri e i contenuti su questo manga sono stati rilasciati negli anni molto lentamente. E per diversi anni non è stato rilasciato nulla. Perché? Perché sappiamo che Masami Kurumada al contempo stava seguendo diversi progetti. Quindi i contenuti su questo manga, appunto, sono stati rilasciati pian piano, se non che sono stati proprio lasciati a periodi di buio completo, dove la Toei si è presa un po' la libertà di far uscire cose che magari forse era meglio che non fossero uscite. Ma andando sul sito ufficiale di Kurumada, kurumadapro.com, sito giapponese che noi dovremmo tradurre per cercare di capirci qualcosa, il 24 marzo è stata rilasciata una news. La vedete, vi ho messo l'immagine. Cliccando, io ho cliccato sulla news e ho aperto un post. Nel post appare il volume 14, il capitolo 14 di Next Dimension. E il titolo è Big Bang, primo colpo. Chiaramente è un titolo tradotto. Ma se andiamo a vedere la descrizione del post, che cosa dice? È finalmente giunto il momento. Il primo volume ND14, Next Dimension 14, è in vendita, il che significa che in Giappone il volume 14 di Next Dimension è appunto in vendita. Possiamo quindi presupporre che nei prossimi mesi troveremo anche la sua controparte italiana, lo spero. Ad ogni modo, essendo in vendita, sicuramente troveremo anche il modo di leggerlo, anche se magari ancora non è uscito in Italia. Bene, detto questo, andiamo a fare questa sorta di teoria. La teoria qual è? La teoria comune è quella che Next Dimension, appunto, chiuderà l'arco narrativo sul passato per aprire le porte a successivi capitoli, come potrebbe essere la saga di Zeus. Tuttavia, c'è anche un'altra questione. C'è anche la questione Lost Canvas, dove alcune indiscrezioni sembra che possano lasciare una porta aperta su un eventuale fine dell'anime. Potrebbe dunque essere che nel mentre il manga di Next Dimension troverà la sua fine anche l'anime riguardo Lost Canvas. Questo perché? Perché così si andrebbe a chiudere il capitolo sul passato, sia nella dimensione di Lost Canvas, sia in quella di Next Dimension. Entrambe, quindi, sarebbero poi pronte a sfociare in capitoli successivi. Quindi potrebbe anche essere che ci possa essere una scelta che è quella di proseguire a pari passo con queste due dimensioni e quindi magari aprire la dimensione Lost Canvas sul futuro e magari sulla saga di Zeus, appunto. Idem per Next Dimension. Noi sappiamo che Next Dimension e Lost Canvas sono usciti praticamente nello stesso momento. Il primo Next Dimension e il primo Lost Canvas fondamentalmente sono stati annunciati nello stesso momento. Sono stati annunciati uno, cioè Next Dimension, come sequel ufficiale, l'altro come spin-off
che inizialmente veniva considerato non canon in quanto si accavallava ai tempi, no? Si accavallava con le tempistiche della trama principale. Il problema è che non è così perché... perché semplicemente Kurumada ha spiegato che Lost Canvas si svolge in una dimensione diversa rispetto a quella che ha descritto lui. Sappiamo che esiste il multiverso, sappiamo che Kurumada ha approvato Lost Canvas, ergo anche Lost Canvas è canon semplicemente di due dimensioni diverse. Quindi non vedrei nulla di strano, anzi vedrei un qualcosa di molto bello, se poi si aprissero due strade, due universi paralleli che procedono di pari passo. Uno sarebbe l'universo di Lost Canvas, l'altro sarebbe l'universo di Next Dimension e tutto quello che si svolgerà dopo la fine, appunto, di questo bellissimo manga. Quindi ragazzi, la news non è da poco. Io sono curiosissimo di vedere come si svolgerà questo manga. Ci ha dato veramente tante bellissime cose, tantissime informazioni, tantissime scene epiche, e ovviamente ha dato sfoggio di, innanzitutto, personaggi fantastici e ci ha fatto vedere i nostri protagonisti in delle situazioni veramente particolari. Ha fatto risvegliare, diciamo così, anche il Cavaliere dello Fiuco, di cui ancora si sa poco, non pochissimo, ma sicuramente è uno di quei cavalieri che, ragazzi, è sgravo a bestia. Quindi mi piacerebbe vedere un'evoluzione. Sappiamo che nella serie classica, quindi la serie ambientata nel futuro rispetto a Next Dimension, il Cavaliere dello Fiuco non si vede per diverso tempo, non si vede nella saga del Grande Tempio, non si vede nel sequel della Guerra di Poseidone, così come non si vede nella saga di Hades. Quindi sappiamo che per un lungo arco narrativo del futuro di questo cavaliere non si è saputo nulla. Si pensava che l'armatura dello Fiuco fosse quella d'argento di Tisifone, di Shaina. Però perché no? Perché no nel non improntare qualcosa sul futuro legato proprio a questo misterioso cavaliere? Quindi, facendo un sunto di quello che è questo video, che cerco di non fare lunghissimo, c'è una news importante. Sappiamo che adesso Next Dimension è ufficialmente ripreso, e quindi non possiamo che aspettarci grandi novità. Io vi invito a spolliciare per questa mega news, vi invito a iscrivervi al canale e vi invito anche a guardare i prossimi contenuti sul canale. Ciao ragazzi!